Beh, noi oggi raccontiamo il lavoro fatto in questi anni. La strategia nazionale delle aree interne riguardava 5 zone perimetrate, sono diventate 7, aggiungendo altre 2, la zona dell'Alto Liri e della Valle del Sagittario, aumentando il numero dei comuni che partecipano di questa strategia, mettendoci le risorse economiche che prima non erano state neanche messe in bilancio, e facendo da questo punto di vista un lavoro molto importante. Stanno partendo i programmi con i comuni capofila, nei fondi europei sia del FESR che dell'FSE, quindi sia del fondo di sviluppo che del fondo sociale, sono previste decine di milioni per i comuni delle aree interne di montagna. Abbiamo approvato la legge 3 anni fa contro lo spopolamento, per dare contributi a chi fa nascere figli o chi trasferisce la residenza e rimane all'interno dei piccoli comuni di montagna, o vi trasferisce e vi apre magari anche un'attività. Insomma, un complesso di iniziative di attenzione verso i territori fragili e marginali, di cui oggi facciamo anche un po', come dire, un resoconto di quasi fine mandato. Anche territori feriti dal terremoto. Proprio oggi abbiamo fatto l'ennesima riunione della cabina di coordinamento del sisma con il commissario Castelli, approvando nuove ordinanze, andando avanti sulla strada della ricostruzione e anche del rilancio socio-economico, perché stiamo investendo i 780 milioni previsti dal fondo complementare per il rilancio, oltre che i fondi Restart per il 2009, che quelli li sta riprogrammando. Proprio in questi giorni c'è un'altra delibera del CIPES con il quale altri fondi previsti nel programma Restart verranno stanziati a favore del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, per far appunto ripartire non soltanto la ricostruzione materiale che è in corso e per la quale ormai si vedono migliaia di cantieri attivi sia nel pubblico che nel privato, ma è importante anche la ricostruzione economica e sociale.